One Live, quattro chiacchiere con la strepitosa Clara Woods. Eccoci qua. Clara, Bettina, sono molto contento di avervi qui oggi, insomma. Da Firenze siete? Da Firenze. Ok. Anche noi, sei contenta, Clara? Sì. ti tengo d'occhio, Clara. Ma, peraltro, ti stavo dicendo, qua fa un caldo pazzesco oggi. Ieri sono andato a fare il bagno al mare, a Brighton, che il mare di Brighton è freddo, e devo dire che si stava quasi bene, e quindi ho detto, ma il mondo sta cambiando, insomma. Qui siamo con tre aria condizionate accesa, perché siamo in via Calzaioli a Firenze, se lasciamo la finestra aperta non si sente niente, è caldo, sono 33 gradi. Caspita, qua io il condizionatore non ce l'ho neanche, perché in Inghilterra, figurati se, cioè, non c'è mica bisogno del condizionatore, fa sempre freddo qua, cioè, per cui devo dire che quando arriva il caldo la gente dice, oh, mamma mia, cosa succederà. Poi a me piace perché sono brasiliana, così il caldo mi sta benissimo. Mm. Ora mi sono abituata dopo 16 anni in Italia, ma 6 mesi di inverno è dura. È dura. E Clara è un po' come me. Ma tu sei in Brasile? Dove? Dove eri in Brasile? A San Paolo, ok. San Paolo, di mamma di origine tedesca e babbo di origine italiana. Ok. E Clara invece dove sei nata? Clara è fiorentina, è nata a Firenze. Ok. E ha il babbo cresciuto a Firenze, ma metà olandese e metà canadese. Cioè, siete un incrocio pazzesco sì. Siete. Ma l'impatto San Paolo-Firenze com'è? Perché immagino sia diverso. Sì, San Paolo, per girare in città sono 3 ore, diciamo, per arrivare qui. Per arrivare a Bologna ci vuole 1 ora, per arrivare a San Paolo, per andare all'aeroporto da dove vivevo io, 3 ore, e se c'è il traffico non arrivi più così. E poi c'è tanta vita, no? Tante cose, e anche il calore delle persone è diverso, no? Quando torno ora, dopo 16 anni, dico, ma non dovete essere così gentile, è troppo, no? Non sono più abituata. Senti, intanto ci sono un sacco di complimenti qua. C'è Emanuele Collalti che dice, grande Clara, sono il ragazzo che lavora in calzaiuoli a Ricami Veronica. Non so che cosa sia. Ragazzo. Sì, Clara, vai spesso lì la sera che fai giri a Firenze, qui in centro, e gli fa ricamare delle cose. Sai che fai ricami, Clara, e tutto, ti sta guardando. E invece dietro è un quadro tuo, Clara. Questo qui, sì, c'ha un valore inestimabile? No, questo è in vendita, okay. E si chiama Miami Beach, perché è stato fatto dopo che Clara è stata a Miami per una mostra, e poi è venuto fuori questo quadro. Se faccio un po' così lo vedete ora. Ok. Siamo stati a Miami a fine 2018, quando c'era Art Basel, che è una delle fiere d'arte più importanti, e abbiamo partecipato a un evento parallelo, non proprio Art Basel, ma parallelo. E la cosa per me, diciamo, più bella, che lavoro con i social, con tutto, tanto lavoro dietro, è che camminando per la fiera ci ha fermato una ragazza che è di Los Angeles, ma non ci aveva mai contattato sui social, e ci ha detto, io ti sto cercando, Clara, tutta la fiera, perché aveva il marito che esponeva, perché io ti volevo conoscere e ti volevo vedere, e non si è messa a piangere, era incredibile. Oh. Ecco, aspetta, eccoti, scusami, ti hai rifrizzato un attimo. Ok, e quindi è nato lì quel quadro. Sì. Ma scusami Bettina, sto notando che ogni 2 minuti in chat c'è qualcuno che dice che vi conosce. Allora, Mason dice, ciao Clara, una sera siamo venuti a cena da te, andavi a scuola con mia sorella. È fortissimo, no? Perché ogni 2 minuti c'è uno che passa sempre per gli ospiti.
McDonald's, ci siamo perché abbiamo fatto una giornata fuori, poi siamo andati a McDonald's e la cassiera ha detto: ma sei la pitrice, la bambina pitrice? E poi gli ha dato un sacco di regali, vero Clara? Grande. Ascoltami Bettina, io da quando ci siamo incontrati a Firenze, peraltro era proprio prima del Covid, insomma è stato tipo 20 giorni prima che scoppiasse tutta, è stato uno dei miei ultimi eventi fisici, e quando ci siamo incontrati a Firenze, devo dire, mi ha colpito tantissimo, ecco, mi ha colpito tantissimo Clara, mi ha colpito tantissimo il tuo approccio, e quindi insomma lo sai, insomma, da quel giorno sono un vostro grande fan e sostenitore. E allora insomma, mi faceva piacere, magari per chi non conoscesse Clara, che raccontavi così in due minuti la storia, e che secondo me, oltre ad essere di grande ispirazione, insomma, è poi molto interessante anche per tutto il mondo delle persone, sì, che seguono argomenti di arte, ecco, anche nella mia chiacchierata. Sì. Ecco Clara, lei ha 14 anni e... e ha avuto un ictus quando era in pancia, così un ictus prenatale che noi non sappiamo il perché, non c'è una, diciamo, non è genetico, è un incidente che poi ha occasionato una malformazione al cervello molto grave, e così quando poi abbiamo scoperto tutto ci hanno detto che sarebbe un vegetale, e in realtà piano piano abbiamo visto che si riprendeva, abbiamo fatto tanta terapia, così diciamo che oggi lei non può parlare, scrivere o leggere perché ha un problema all'uscita dell'informazione, così l'entrata funziona perfettamente, l'uscita c'è questo problema, e hai il lato destro che funziona poco, così la mano, fai vedere Clara? La mano non riesce a avere i movimenti, tutto benissimo, e così lei capisce tre lingue, così portoghese, inglese e italiano, così riesce a capire, io parlo portoghese quando mi arrabbio, Carlo cerca sempre di parlare inglese e l'italiano, e poi la storia con l'arte è nata attraverso una maestra che avevamo trovato all'inizio, a 6 anni ha iniziato, poi ha smesso per poter fare un po' di sport, che non siamo riusciti a trovare uno che fosse ideale per lei, e tipo fine 2015-2016 è ritornata con questa maestra a fare classe di pittura, e così, e all'inizio distruggeva tutti i suoi quadri, dipingeva di nero. Tutto quanto. Okay. E poi piano piano si vedeva dei colori, delle cose che si diceva: ah, cavolo, qualcosa sta venendo fuori. E con questa maestra è stato un scambio molto prezioso, anche perché lei è riuscita a comunicare con Clara e tra di noi si comunicava. E poi si vedeva questi colori e tutto. E la svolta è venuta quando io ero andata a Milano, ho preso un libro per Clara di Frida Kahlo e lei si è innamorata di Frida. Ok. E ha detto va bene, credo che lei ha pensato se Frida con tutta la sua dolore, la sua disabilità ha potuto fare qualcosa, perché non posso. E una sera guardando il libro c'era una foto di Frida che era a New York a fare la sua mostra, e Clara mi ha detto: mamma, io voglio fare una mostra a New York come Frida. E ho detto va bene, faremo, ci sarà da lavorare, tanto sacrificio, ma perché no? E credo quella è stata la svolta della nostra vita. Il giorno dopo Clara è andata a una pasticceria qui a Firenze che fa mostre di arte, che lei conosceva il proprietario, e ha chiesto a lui di fare la mostra lì, e da lì è partito tutto, perché la prima mostra era marzo 2018, io che avevo un'azienda e lavoravo già con i social e tutto, prima dell'arte ho detto io faccio Clara diventare una digital influencer, perché cosa potrà fare, no? Io, lei è bella, è sempre solare, gli piace viaggiare, sarà una digital influencer. Così avevo questa cosa in mente. Ah. Poi con l'arte
ho unito tutte e due, e quando è uscito la prima mostra attraverso un ufficio di stampa, siamo usciti sul Corriere, su Radio DJ, e poi non ci siamo più fermati. È andata a Miami, Giappone, Londra, tutta Italia praticamente, e abbiamo dovuto aprire la partita IVA. Diciamo che è stata la prima bambina ad avere la partita IVA sua propria a 12 anni, perché i quadri stiamo vendendo un po' in tutto il mondo. Ma vendete, Bettina, vendete nelle gallerie, vendete sui social, e-commerce, uno arriva... Per ora facciamo sui social direttamente, anche perché io sono nuovissima nel mondo dell'arte, diciamo. E poi l'anno scorso ho venduto la mia azienda per poter seguire Clara, e così ormai siamo... La mia idea è far diventare un brand... E così, perché sai, con la sua disabilità in futuro non si sa cosa potrà fare, no? Un lavoro normale, no? Così la nostra idea è creare qualcosa che lei non dipenda più da noi, che poi può essere, se poi non vuole più dipingere, ha già qualcosa che gli serve. Assolutamente, sì. Assolutamente. Tu peraltro, Bettina, sei bravissima, nel senso... Ti assumerei domattina, ecco, nel senso, sai una forza, si vede che, come dire, sai come muoverti, perché non è facile poi comunque muoversi. Anche dico, oggi è un giorno speciale, perché io ti seguo da tanto, e poi ho detto no, una intervista, e poi ci siamo conosciuti. Anche quel giorno avevo fatto qualcosa anche per impattare, no? Perché anche la prima mostra di Clara, quando abbiamo preparato, aveva già tutti i quaderni, era come se arrivavi a un museo, e così avevi i quaderni, i postcard, tutte le cose, e così era già qualcosa di più in là, no? E così io sono sempre da piccola che facevo business, spesso dico, perché non faccio altro, non sto tranquilla, ma non ce la faccio. E poi l'arte per Clara e per noi come famiglia è servito per dare un obiettivo. Così l'obiettivo è New York. Okay. Dentro di New York ci sono piccoli obiettivi, no? Così la mostra, la intervista con Monti, altri che lei segue e che fa le sue cose. Così quello ci ha servito tanto, perché la storia scolastica, alla fine il percorso di una persona con disabilità purtroppo è finire in un istituto. Con disabilità come Clara o cognitive, e più crescano, più te vedi che la società li vuole toglierli, perché diventa un problema. E così un po' la nostra missione, io sai, voglia di fare la differenza e cambiare il mondo, è anche in quella direzione, dove dici, va bene, cosa posso fare che sirva ad esempio per altri, perché non è facile per niente. Assolutamente, assolutamente. Peraltro, scusa, qua ci sono un sacco di complimenti, commenti, grandissima. Clara, bravissima, una forza pazzesca, magnifica. Alessandra Ruzzolini, insomma, ti salutano, ti salutano un po' tutti qua. Devo dire che Coronesi, Clara, sei bellissima. È vero, Clara, sei bellissima, te l'ho detto subito. È una bellezza, mamma mia. Ho visto sui social che stiamo facendo tutti photoshooting da modella. Perché la cosa buffa è che io ho le idee, no? Così Clara, facciamo i photoshooting e tutto. Abbiamo contattato delle agenzie qui in Italia e ci hanno detto no, va bene, prendiamo il fratello, che è, diciamo, è normale, e se volete facciamo qualche cosa, qualche foto per Clara, no? Un contentino non ci serve, no? Perché non c'è senso. E così è un po' anche queste barriere che piano piano, solo perché lei ha una disabilità, va bene, è bella, potrà avere la mano storta sulla foto, ma chi se ne frega, no? Assolutamente. Guarda, io peraltro in questo periodo sto parlando spesso, no? La parola disabilità poi a me mette sempre...
non so, ecco, è qualcosa che mi chiedo, nel 2020 ancora dobbiamo star qui a parlare, no, a dire io sono così, tu sei così, cioè, non lo so, ecco, è una cosa che mi mette sempre a disagio. Però parlavo con Cassioli, che è cieco e ha vinto un sacco di medaglie di, non so se l'hai visto, di sci nautico, fa delle cose incredibili, insomma. Oppure ieri parlavo con Paolo Ruffini, che ha fatto non so quanti spettacoli up and down con i ragazzi con la sindrome di Down, che li ha portati a teatro, cioè... voglio dire, e basta, insomma, guardiamo se uno è bravo, guardiamo se uno è capace, no? Perché poi questo è il tema. Cioè, ad esempio, Clara è molto brava, ha talento, ma perché non spostiamo l'attenzione su quello? E sì, poi, chiaramente, se cresce, se è brava, e se siete in gamba tutti per riuscire a creare qualche cosa intorno, a quel punto poi è anche un esempio interessante per tutti quelli che magari hanno una disabilità e che gli avevano detto guarda tu tanto, come dire, non andrai da nessuna parte, eccolo qua invece un esempio che ti dimostra che uno le cose le può fare, ecco, a prescindere, insomma, quindi... Ma per me che noi che lavora anche con questo virus è stato un periodo abbastanza pesante, perché seguire lei, poi il business, ormai è diventato un business che devi seguire e fare, anche i social lo sai, non è semplice, certo. Quando magari ti senti giù, la cosa bella che abbiamo trovato in questo percorso sono le persone che poi si sentano motivate, così riceviamo commenti, lei riceve i regali sia dall'estero, ma di persone che hanno preso il loro tempo per fare qualcosa per lei. E questo è molto bello, perché vedi che in qualche maniera tocca e così dici, va bene, non posso mollare ora, continuo. E questa cosa è la bellezza di tutto ciò. Assolutamente. Poi, critiche, l'altra volta ho letto in una mail di Slashers che dicevano più ti criticano meglio è, perché vuoi dire che sei per la strada giusta, così ogni tanto ci ricordiamo questa frase. Ma sì, assolutamente. Poi guarda, io, cioè, ormai ricevo talmente tante critiche, insulti, minacce, come tutte le persone che hanno visibilità, non è possibile. E quindi, sai, uno va avanti e si concentra sulle sue cose e stop. Stefania Laurenza chiede quanti quadri fai alla settimana? Quanti quadri fai? C'è da dire che Clara ogni tanto è abbastanza sfaticata. E inizia a essere adolescente, vero? Dipende nel senso se va a dei corsi, se poi abbiamo delle mostre, ci sono poi da fare delle cose, se ci sono commissioni, se è in un periodo buono può fare anche 4-5, diciamo, se no ci sono settimane che non fa niente, dipende un po' di quello che devi fare o della sua ispirazione, no? Perché poi non è una cosa che dice ora dipinge, fai quello. Ah, ma non puoi metterti lì ogni settimana e dire Clara, adesso fai 10 quadri, siediti. Questo sarebbe... la vedo difficile. Lei vuole farti vedere una cosa. Sei pronto? Cos'è? Vai, vado, chiudo gli occhi, come funziona? Sei pronto? Vado, okay. Vado, aspetta, vado così, chiudo. Dimmi quando aprire gli occhi. Ecco, aspetta. Ci siamo? Vai di là, Clara. Questa sento una risatina che non mi lascia del tutto tranquillo, ma vabbè. Vado? Sì, vai. Ma dai, non vale. È il tuo ritratto. Devo dire, cioè, è anche più bello di come sono io, oggettivamente. Lei ha fatto specialmente e ha messo, vuoi dire qualcosa? Lei ha de prima era in dubbio se fare coi capelli o senza. Vabbè, coi capelli non ero io, insomma, coi capelli era Bob Marley. Proprio ho fatto la bossa coi capelli, ho detto Clara, l'artista sei te, fai come vuoi. Poi a dipingere, quando era stato dipingendo, ha detto no, faccio senza.
e quindi è un regalo che ti vuole dare. Oh, ma caspita, questo qui, cioè, vedi, almeno posso dire, non sono brutto come i miei haters dicono, capito? Almeno sono bello, guarda come luccico. Sono un po' rosa tipo Peppa Pig, questa è l'unica cosa che ho notato. Sembro Babbo Pig, non so in italiano, Peppa Pig, esiste Peppa Pig in italiano? Sì. Il papà di Peppa Pig, sembro. Grande, fantastico. Allora questo qui, alla prima occasione, me lo tengo e poi questo qua varrà, è la mia pensione quella lì, Clara, capito? Dopo fra 10 anni se lo metti a asta e speriamo... Alla grande, ma caspita, ma grazie. Ma e quanto ci hai messo a fare il Monti Pelato rosa? La storia. Ok, raccontiamo la verità qui. Vai. Perché è da giorni, da settimana che dico, Clara, abbiamo l'intervista, ma vuoi fare questo ritratto? No. Sì, no, così facciamo vedere quegli altri o no. Così ha fatto delle prove, ma non gli piaceva. C'erano delle prove. Vabbè, questo sembra un personaggio, sai, in Plants vs Zombies, non so. È questo, fammi vedere. Aspetta, eccolo. Ah, ok. Questo però questo ci avevo tutto un po' il Bob Marley che usciva. L'arcobaleno che mi piaceva molto. Sì, in effetti, ma lei non era contenta, ha detto no, voleva anche mettere il bianco sopra, perché poi ha questi impulsi sia di adolescente artista e io da manager, no Clara, no, aspetta, calma, perché? E poi questa mattina alle 7 del mattino ha deciso di fare questo quadro, così è freschissimo, è dalle 7 alle 9 e mezza. Ma caspita, non dovevi, Clara, ti ringrazio tantissimo, guarda, appena ce l'ho poi me lo tengo, me lo metto qua dietro a posto di sti libri odiosi, almeno c'è il mio ritrattino. Appena il certificato è pronto e le foto. Mamma mia, grande, perché fantastico, poi... fantastico. Qua peraltro mi fa notare Fabio Carannante, dice ci sono 2 mm come piedini. Questo dicono in chat. No, è Marco Montemagno. Però dicono, Marco, vedi, sembrano Montemagno. 2 piedi. Hai capito? Magari l'artista ha voluto significare erano... sembrano 2 piedi. Ah sì, ok, vero. Può essere perché io, no, con la mia testa quadrata, ho detto, Clara, se fai mm dovresti fare su. Ah. E tipo, lei non, certo, niente, non si, ne frega niente, ha fatto giù. Hanno detto che potrebbero essere 2 piedini, no? No. Più o meno. fantastico. Grazie davvero, sono onorato e commosso, insomma, e niente, non meritavo tanta bellezza. C'ho anche l'occhio verde, insomma, effettivamente io ho gli occhi verdi, però, insomma, li sono... molto più verdi, meliosamente verdi dei miei occhi verdi un po' grigiosi. Fantastico. Bene, non so che cosa dire, non me l'aspettavo, quindi grazie. Non vedo l'ora di averlo tra le mani. Mi chiedono, per tornare a un po' di domande, insomma, un sacco di complimenti, eccetera, eccetera. Infatti Coronese 1949 dice bellissimo Monti, sul tuo sfondo sarà bellissimo. Tac, capito? Almeno mi risolvete il problema dei miei sfondi. Mi dicono come... Ah, Francesco Raimondi, scusa, c'è un sacco di domande. Francesca Raimondi chiede, quali strumenti di comunicazione in uscita utilizza Clara? Dove comunichi in questo momento? Che cosa stai facendo? Facci sapere. Di comunicazione sua o in genere? Sì, quali strumenti di comunicazione immagino... No, io la interpreto online nella mia mente deviata, però non so, no, se Francesca intende come comunica, come sì, comunicate, vabbè, voi. Rispondiamo tutte e due, sì. Online ci trovate su tutti i social, LinkedIn,
YouTube, Instagram, Facebook e tutti, meno Twitch, che anche quello non ce la posso fare, sì. E il sito. Poi sulla sua comunicazione diciamo che è un po' drammatichino, perché in tutti questi anni abbiamo cercato di fare sì tutti i modi, tipo comunicazione aumentativa alternativa, che usa sia metodi cartaceo, che sono con immagine, composizione di frasi. Il problema di Clara è che lei non riesce a comporre una frase, e così è difficile. Anche con i tablet abbiamo provato tantissimo, ma lei, avendo il problema motorio, non riesce a tenere il tablet, o è tutto troppo lento, così lei vuole dire una cosa fino che deve aprire il tablet, tenere il tablet o il telefono, è complicato. E sì, abbiamo provato la LIS, che è la lingua che usano con i sordi, dei segni, che ci ha aiutato tanto, ma è una lingua a sé, così è stato molto complicato. Abbiamo fatto per un anno io, Carlo, i miei genitori, la sua tata, poi la insegnante di sostegno, ma diventa che per parlare col mondo deve stare nel mondo dei sordi, e così crea un'ulteriore complicazione. Chiaro. E così noi abbiamo un linguaggio che lei usa i suoi segni, abbiamo creato dei segni, io riesco a capirla al volo, anche tipo le persone poi dopo un po' riescano a stare, solo che se poi dice non la vedi da una settimana, più o meno devi sapere il contesto di quello che succede. È un problema che lei ancora non è tanto matura per dire va bene, io ho bisogno, perché io non ce la faccio più a programmare software, far cose, e poi lei lascia lì e non fa niente, vero Clara? È ribelle, lo vedi, ma scusa Clara, vedo una tintura un po' rossa sui lati dei capelli, non mi è chiaro se è un po' di pittura oggi o è proprio da teenager adesso, cioè... È diventata testimonial di un parrucchiere. Ah, ok. E così ogni settimana andiamo a fare le acconciature e i photoshooting, e così aveva 5 colori ai capelli e ora stanno già uscendo. Chiaro, chiaro. Forte, fortissimo. Ma no, non lo so, io sono anche colpito, peraltro in chat vedo un sacco di domande o di, insomma, di segnalazioni, di spunti, poi magari vai a vedere i commenti, insomma, ci sono tanti spunti di persone che dicono ma non si potrebbe usare un eye tracker per la comunicazione, non lo so, insomma, ti lascio poi a senz'altro le mail, i messaggi che arriveranno, ma dal punto di vista di ricerca e sviluppo su queste tematiche, c'è qualche paese che è più avanti, ci sono ricercatori magari che hanno tirato fuori un po' di elementi nuovi per migliorare appunto il livello di comunicazione? Guarda, io non sono tantissimo informata su queste cose. Penso noi abbiamo fatto una scelta anche inconsciente più di farla vivere così, senza concentrarsi tantissimo su quello che può essere, perché gli è successo, come si fa queste cose, perché spesso veniamo condizionati, e come mio marito Carlo ha una figlia con atrofia muscolare dal primo matrimonio, così è in carrozzina e non muove quasi niente, abbiamo tipo due esperienze completamente diverse, ma che parliamo di sempre limitanti e pesanti, no? E Dina, che è la sorella di Clara, non muove praticamente nulla, ha una carrozzina elettronica e muove i bracci con dei braccioli anatomici, diciamo, e lavora, vive da sola, lavora 8 ore al giorno, vive da sola con le badanti, è una ragazza che ha molto la forza, no, di andare. Così noi non ci concentriamo tanto su quello, certamente se ci sono strumenti che possono aiutare, bene, ma come sono tutti sempre un po' uguali,
Alla fine cerchiamo di fare il meglio e poi se ci vengano, ma noi stiamo lì ore a cercare di fare, facciamola vivere quello che è, come certo. può. Tanto merito a Carlo, perché lui non dice, lui ha la disturbo ADHD, mio marito, anche lei, del deficit di attenzione e iperattività. E così non dice mai no, andiamo a fare questo, sì, andiamo e così la porta in bicicletta sulle spalle, la porta, non lo so, in piscina, fa delle cose assurde, così c'è, io per il no, lui per sempre il sì, così c'è un equilibrio che la porta più a vivere che a star certo. lì a trovare delle soluzioni. Chiaro. Ti avevo messo in contatto con Francesca Fedeli? Sì, sì, siamo già in contatto di okay. prima, perché anche se sono nel gruppo dei bambini che hanno avuto gli stroke e okay. anche ho detto a Francesca, sono molto grata di non essere arrivata al gruppo prima, okay. perché sono... No, è molto bello, ma alla fine ti condiziona tantissimo e... Questa cosa che poi se, te sempre come madre, no? Pensa come cosa posso fare di più, cosa sto sbagliando, e avere dei percorsi già pronti che poi te credi che se non fai così stai sbagliando tutto, che se non fai così non hai dei risultati, e in questi casi i risultati sono particolari. Clara ha trovato la sua strada. Per ora nella pittura, ma un altro bambino, sai, come il caso degli autistici, che ognuno è alla bravo sua, in una alla sua, cosa. certo. È inutile che ti dica, io voglio che Clara scriva, non lo fa, mi metto l'anima in pace, ma è anche un processo di imparare, perché un esempio, anche penso al futuro di Clara, no? All'inizio, te sogna un marito come tutti gli altri. Quando cresce, vedi che magari il suo braccio è così, che la gamba va male, che non parla, dice va bene, prendi il coccolone e dice ma avrà un marito come tutti gli altri, un marito, un compagno o compagna, non lo so. Certo. E questa cosa lì per lì ti fa super male. E poi pensi, va bene, ma può avere anche un'altra persona che abbia delle altre difficoltà, ma che si completa, no? E penso che è difficile da digerire spesso, ma poi quando riesci a metterti l'anima in pace, dice, va bene, faremo meglio. Vero, Clara? Chiaro. Clara avrà la fila alla porta, questo te lo sottoscrivo, guarda, avrà la fila alla porta di persone, altro che, te lo garantisco. Peraltro ti hanno beccata, Clara, mentre canticchiavi, e quindi subito Ferdinando Costantino dice: che musica ti piace, Clara, che eri lì che canticchiavi tra te e te? Vi dico ai ragazzi che ci guardano, se avete dei suggerimenti mandate a Clara, perché io la faccio ascoltare tutto musica anni 70, 80, 90, perché io le musiche moderne non lo so e lei non Ok. riesce a fare delle ricerche e seguire, così se avete suggerimenti mandatela, vero Dove Clara? ti possono scrivere? Ah, su Instagram, su Facebook, dove vogliono. Io rispondo a tutti così. E Ok. poi sai che la furbetta ha fatto il suo Instagram personale. Non so come, te lo giuro. Io sono arrivata a casa di mia mamma perché io gestisco quello account ufficiale, diciamo. Poi arrivo a casa di mia mamma, lei sta ridendo, ridendo, dico, ma che è? E mi fa vedere, questo è il mio account personale, te non puoi toccare. E come ha fatto? Queste cose io non capisco, perché ha un'email avrà dovuto scrivere, vero? Ah beh, certo, si è mossa, non so come abbia fatto, ma Come senz'altro l'ha ha fatto, compilato, scritto. fatto? Se hai il tuo account personale ora. Di nascosto. Grande. Senti, Valentina Scuteri o Scuteri dice: grande Clara, ho visto in rete il tuo spettacolo con Lavinia Costantino ed è emozionantissimo, non so di cosa si tratti. Ora te lo dico, Ah. abbiamo alcuni progetti paralleli e abbiamo Lavinia ci ha contattato dopo la prima mostra e è nato un super feeling
E lei è un'attrice milanese che fa danza terapia, arti terapia, e così abbiamo creato il progetto Parole Dipinte, che racconta la storia di Clara attraverso le sue opere, dove parliamo di inclusione, un po' la storia della nostra famiglia e specialmente di Clara, per portare il messaggio su inclusione e diversità. Okay. E stiamo girando, abbiamo fatto prima del Covid sicuramente delle repliche, e l'idea sarebbe diciamo aumentare, che dovremmo trovare un sponsor, se c'è qualcuno contattatemi, per poter far crescere, perché è un po' complicato, poi se devi dare una forma un po' più, e l'idea sarebbe anche mettere degli workshop dove parliamo più ai genitori che ai bambini, perché alla fine il problema è nei genitori e non nei bambini. Certo, assolutamente. Perché ma quindi, prossimi progetti, Bettina e Clara, da qua ai prossimi 12 mesi, adesso che insomma, la fase Covid quantomeno si è riaperta, poi vedremo cosa succederà, però quantomeno si è riaperto. Così noi siamo in una fase di transizione, perché da quando ho venduto l'azienda, la nostra idea sarebbe fare una stagione negli Stati Uniti, questo pre-Covid. Finalmente abbiamo ricevuto il visto, ci manca l'intervista al consulato, e così l'idea sarebbe far lì e qui, fare un intercambio, perché qui abbiamo tanti progetti in corso interessanti, ma crediamo che fare il passo di là, perché abbiamo già tanti clienti, tante cose lì, sarebbe molto bello per Clara. Così per ora siamo, per dire la verità, senza macchina, con ogni mese in una casa diversa che portiamo i quadri, è un periodo di transizione. E tanti progetti, c'è il lancio di un libro a novembre, okay. Che con un scrittore, e le illustrazioni di Clara, ha fatto una storia che parla sempre inclusione e diversità. Poi hanno fatto una serie televisiva dove Clara è uno degli episodi, che si chiama Straordinariamente Normali. E lei è una puntata, le mostre stiamo aspettando, perché non, per ora non si sa niente, e siamo aperti a altri progetti, altre cose, vero Clara? E io sto sviluppando una collezione di accessori e un po' abbigliamento con il suo marchio, proprio okay. Per iniziare a dare un concetto di marchio in sé, e anche perché i quadri sono anche costosi, e l'idea è che se una persona vuole avere qualcosa sua può diversificare. Assolutamente. No, ma mi state un momento benissimo, Bettina, devo dire. Cioè, complimenti, ecco, non so cosa dirti, non so come facciate, però avete mille progetti, e se qualcuno sta guardando questo video e vuole contattare Bettina e Clara con se vuole sponsorizzare, se vuole dare una mano, supportare, insomma, andate, il sito è clarawoods comunque. .art, sì. clarawoods.art, comunque trovate Clara su, aspetta, tolgo questo così almeno Clara Woods, lo vedete qua. Sì. Ok. Se qualcuno vuole vedere, anche abbiamo appena lanciato un documentario chiamato Superabile, che racconta un po' la storia. È bella questa storia, perché siamo stati a Londra per una mostra e per caso abbiamo trovato una coppia di italiani che vivono lì. E loro raccontano che hanno visto i quadri e gli è piaciuto tantissimo. Poi Carlo, che parla con tutti, ha iniziato a parlare con loro, e solo dopo, alla fine serata, hanno capito che i quadri erano fatti da Clara. Così loro hanno detto, noi ci siamo prima innamorati dell'arte, senza sapere la storia, perché poi se racconti la sua storia puoi essere, no, è preso già a dire, va bene, è bello perché c'è la storia. Certo.
E poi io cercavo qualcuno per fare una storia e loro hanno detto no, non sappiamo come dirvi, ma vogliamo fare la storia di Clara perché sono videomaker. E è stato bellissimo perché hanno fatto proprio, sai, senza filtri, una cosa che viene. Poi io spesso parlo le cose e poi dico ma perché ho parlato? Sai che uno parla e poi dice chissà cosa viene. Superabile, peraltro lo trovo un termine bergonzoniano bellissimo, superabile, no? Lo sì. Trovo proprio azzeccato. Vincenzo De Vita chiude secondo me con questo commento che è esattamente la cosa che volevo dire anch'io, ma Vincenzo la dice meglio, dice Clara è la dimostrazione che la vita è unica e preziosa e che ha un'infinità di colori nel modo di pensare e di esprimersi. Clara è un esempio, è luce importante e necessaria per noi tutti. Ed è esattamente la sensazione che mi ha dato quando ci siamo visti la prima volta e quindi sono veramente contento di questa chiacchierata. Bettina, sì. Clara, nulla, in bocca al lupo per tutto. Allora, io aspetto il mio quadro. Perché, sì. Ora ci mandi l'indirizzo e arriva. Ah, e Clara mi ha detto una cosa, che appena abbiamo la possibilità di vederci, lei vorrebbe darti un abbraccio, ma non sa se potrà per il Covid e voleva chiederti questa cosa. Ma noi ce lo diamo lo stesso, come a Firenze, cioè mica ci fermiamo. Piuttosto, capite, ci facciamo tutti i cosi test e poi ci facciamo l'abbraccio. Ma certo che ci abbracciamo. Alla grande. Bettina, un grande abbraccio, Clara, un bacio, grazie. Sei meravigliosa, avanti tutta, avanti così. Grazie, Monti. Alla prossima, ciao.